Ciao a tutti, da CBU 2010, è tanto che non faccio video su YouTube, quindi ho deciso di fare un video su YouTube dopo tanti anni. Avevo un altro canale, ma poi col tempo l'ho dovuto cambiare, quindi mi faceva piacere battezzare questo evento. E nulla, volevo innanzitutto ringraziare due YouTuber che seguo da tanto: Napol Action TV e MattDP10, anche lui juventino come me. Niente, oggi è mercoledì 3 ottobre 2018 e hanno giocato le squadre di Champions, squadre italiane. Ieri ha giocato la Juve e ha giocato la Roma. La Juve ha vinto 3-0 con tripletta di Paulino Dybala. E la Roma ha vinto strameritatamente 4-0 con i Vittoria Pilsen. Mentre oggi, grande partitone del Napoli, veramente congratulazioni Napoli. Ha fatto veramente la partita perfetta, ha vinto con un grande Liverpool. Potevano vincere entrambe, ha vinto Napoli. Sono contento che ha vinto il Napoli. Grande Lorenzo Insigne, grande Lorè. È uno dei miei giocatori preferiti, quindi volevo appunto commentare questa partita di Champions perché ho visto due squadre veramente forti. E io sono juventino, ma a differenza di tanti altri non me ne frega nulla quando vedo le squadre in Champions League o in Europa League. Sono per le squadre italiane e per il bel gioco. Ha giocato anche l'Inter che ha vinto 2-1 con il gol di Nainggolan e il gol di Icardi contro il PSV Eindhoven, che è la mia squadra olandese, perciò accettate il massimo della mia sportività. E ha vinto bene, Icardi ha segnato il suo secondo gol credo in due partite, quindi grande Inter, grande Napoli. E ha giocato veramente bene il Napoli. Io più che altro ho visto il Napoli contro il PSV. Grande pressing, grande gioco. Ancelotti veramente una medicina. E mi ha colpito parecchio perché pensavo fosse spacciato. Il Napoli invece si è ripreso e secondo me farà una grande Champions. E penso anche l'Inter. Chi vedo meno bene forse la Roma, ma più che altro per il girone tosto. E comunque speriamo di portare avanti tutte le squadre, sia in Europa League, scusate, che in Champions. E nulla, volevo semplicemente commentare queste due grandi partite. Lorenzo Insigne si conferma un gran bel giocatore, e nonostante io sia di parte perché è uno dei miei giocatori preferiti, devo dire che ha fatto un gol importantissimo. Ma in generale tutto il Napoli ha giocato veramente bene, ha portato tanto pressing, e ha rubato tanti palloni a Liverpool, ha rischiato, ma è così che si gioca, e ha fatto una gran bella figura, quindi complimenti al Napoli. E nulla, volevo dire semplicemente poche cose, ringraziare due YouTuber in particolare che seguo, che ammiro. Uno è Napoli Action TV o TV, non so bene come dire, se TV o TV, penso TV perché è italiano. E l'altro canale YouTube che seguo è MattDP10, oltre a vari altri YouTuber che seguo. Comunque questi due li volevo ringraziare perché sono stati gentili, hanno commentato, o meglio, risposto ai miei commenti su loro video. Quindi niente, volevo ringraziarli. Se non conoscete questi due canali, andate a dare uno sguardo e iscrivetevi, perché secondo me sono due canali veramente interessanti. Io seguo canali di vario genere, quindi prank, documentaristici, oppure che parlano di film, oppure che parlano appunto di calcio.
Io sono juventino, cagliaritano, però simpatizzo per altre squadre in tutto il mondo, in tutta Europa. Ogni nazione, diciamo, ha una mia squadra del cuore. In questo caso oggi ho giocato il PSV contro l'Inter. Il PSV è la mia squadra olandese. Ho già perso con una gran bella Inter, devo dire. In Spagna tifo Barcellona. E in Grecia Panathinaikos, in Premier League simpatizzo per l'Arsenal e in varie altre squadre, in Argentina River Plate, mi piace il Flamengo o Flamengo come si dice in brasiliano e mi piace anche il Cruzeiro e il Palmeiras come squadre brasiliere o brasiliane. E nulla, questo era il mio primo video ufficiale dopo tanto tempo. E scusate per la camera che fa schifo, ma migliorerò col tempo. E niente, volevo dire buon campionato a tutti, buona Champions, buona Europa League e salutare Napoli Action TV e MetDP 10 e comunque dare un messaggio di positività e non odiare tra virgolette sportivamente, si può anche odiare un'altra squadra, diciamo, che non sia la nostra, ma che tutto rimanga sempre nei limiti della civiltà e della sportività. Quindi tifate le vostre squadre, ma non odiate più di tanto le altre, no? Questo è il mio messaggio, semplicemente, perché vedo a volte dei commenti su YouTube. Io è anni che seguo YouTuber e via discorrendo. E quindi volevo semplicemente dire a tutti, tifate la vostra squadra e siate un pochino, ma anche molto, più sportivi. Grazie di tutto, big up and bless, CB 2010, alla prossima, ciao!